Ciao amici, sono Cristian Céspedes, sommelier e appassionato di vino. Oggi comincia Quaderno di Vino, lo spazio settimanale su Vinocolo TV che cercherà di dare uno sguardo dinamico ai vini italiani di nicchia e certamente ai vini di tutto il mondo. Mi trovo con Antonio Cavallo, amico, sommelier e tante altre cose e siamo nella cantina di Abbinamento, la sua cantina, la sua creatura. Raccontaci, Antonio, cos'è Abbinamento? Allora, Abbinamento nasce alla fine del 2013, inizio 2014. Ero diventato da poco sommelier e dovevo organizzare delle serate a sfondo enologico nella scuola dove andavano i miei figli. Queste serate erano a scopo benefico. Nel momento in cui dovevamo uscire in stampa con la locandina, mi ha chiesto: ma come si chiamano queste serate? Non ci avevo ancora pensato. E di là, in 3 secondi, mi è venuta in mente questa parola, abbinamento, che è il gesto che facciamo noi quando dobbiamo abbinare il bicchiere, no? Quindi mettiamo una piccola quantità di vino nel bicchiere per darne l'aroma. Ecco, da questa parola è nata la mia avventura. Abbinamento per me vuol dire l'unione di due parole che sono vino ed avvenimento, avvenimenti del vino. Questo poi è diventato il mio slogan, diciamo il mio bigliettino da visita, e siamo arrivati ad oggi. Fantastico, fantastico Antonio. Abbinamento, questa cantina sarà il nostro punto di incontro abituale. Qui parleremo di vino e cercheremo di raccontarvi tutte le nostre nuove scoperte. Oggi, come prima puntata, abbiamo scelto un vino speciale, soprattutto per Antonio, lo ha scelto lui, è importante nella sua storia personale e sono contento che hai scelto delle bollicine. Raccontaci un po' questo bel prosecco. Allora, abbiamo un Valdobbiadene DOCG, il Costa Sangelle, dell'azienda Sant'Antoni. Siamo a Santo Stefano di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, quindi siamo proprio nella zona del Valdobbiadene. Questa azienda qua si caratterizza per una produzione piccola e di qualità. Infatti siamo su 25-30 mila bottiglie complessive. Il titolare proprietario, nonché enologo dell'azienda, è Luigi Fulador, che viene aiutato nel suo lavoro dalla sorella Mirka. Questa è la terza generazione di Fulador che lavorano il vino. Parliamo di 3 ettari, quindi parliamo veramente di una piccola proprietà. Questo vino, questo Valdobbiadene, viene prodotto in 5-6 mila esemplari. Veramente ridotta la produzione. Veramente ridotta. Dicevamo, un vino importante, cioè stasera volevo presentare un vino innanzitutto per festeggiare l'esordio sul tuo canale di questa rubrica. E poi è un vino che è stato uno dei primi vini che ho inserito in catalogo grazie alla segnalazione di un mio ex collega del lavoro che facevo precedentemente. Io prima di iniziare questa avventura in ambito enologico lavoravo in ambito finanziario, nel campo del credito al consumo. Ecco come siamo andati a finire in questa fantastica... Bel cambiamento! Ma direi di sì. Mi occupo appunto il mio compito è quello di ricercare vini di nicchia, piccoli produttori, sia italiani che esteri, e promuovere la vendita e la conoscenza di questi vini attraverso degli eventi in locali, in sede da abbinamento, ristoranti, i centri culturali, insomma. Tutte le occasioni sono buone per unire il vino ad altre aromi. Sì, è importante sottolineare quello che hai detto. Cercheremo di approfondire nella conoscenza dei vini delle piccole e medie aziende, quelle che non hanno una presenza importante sia in TV sia nella grande distribuzione, e che dal mio punto di vista sono quelli che fanno cultura. Esattamente, esattamente. Io se non ti offendi, mi permetto di versarti una goccia di questo nettare. Per motivi televisivi, come si dice in gergo tecnico, abbiamo già aperto la bottiglia precedentemente. Allora, due parole su come viene fatto questo vino. Le uve
Sono uve glera al 100%, raccolte nel mese di ottobre tendenzialmente. Il metodo di spumantizzazione è il metodo Charmat, quindi rifermentazione in autoclavi. Per la precisione, questo è uno Charmat corto, un mese e mezzo circa. L'altro metodo di spumantizzazione, come te ben sai, è il metodo classico, quello che viene usato per lo champagne, ovvero rifermentazione in bottiglia. Abbiamo il vino nel bicchiere, possiamo incominciare a fare Sì. un'analisi visiva. Il colore è un giallo paglierino, non carichissimo, con delle note. Berdolino. Esatto, bravo, Sì. bravo Cristian, con delle note verdoline. La bollicina, vedrai meglio di me, che è una bollicina. Persistente, fine. Esatto, fine. Anche all'inizio, quando hai versato questo Sì. vino, la schiuma era bellissima. Sì, una bella spuma bianca, brioche, Sì. assolutamente. Adesso bisogna vedere poi se in bocca ci darà le stesse sensazioni. Andando al naso, beh, la nota che esce, diciamo quasi prepotentemente, questa nota di mela Sì. verde, che è una caratteristica comunque del Val d'Ubiadene. Assieme alla mela verde abbiamo comunque l'agrumato, abbiamo un po' di crosta di pane. Vino floreale. Esatto. Elegante comunque, elegante al naso, Sì. ti chiama abbastanza. Noi, dato che siamo delle persone educate, non ci facciamo chiamare troppo, ma andiamo anche ad assaggiarlo. Cosa dici? Però abbiamo un buon udito, quindi Assolutamente. Però, salute. cin cin. Cosa dici? Fantastico, fantastico, un vino che invita a ogni sorso, ottima acidità, Giusto. rinfrescante, direi che un ottimo prosecco. Conferma le aspettative che ci aveva dato con l'olfattivo. Esattamente, esattamente. Poi, vedendo attraverso il colore, abbiamo capito certe cose, non essendo un giallo carico. Capiamo anche un po' del metodo di spumantizzazione e capiamo anche la natura dell'uva del vitigno utilizzato. Certo, assolutamente. Queste sono tutte indicazioni utili. Dimmi, Antonio, quanto costa più o meno questo prosecco? Come lo consideri tu Allora, in rapporto qualità-prezzo? solo una premessa. Tendenzialmente, se riusciamo, cerchiamo di mantenere lo stesso prezzo applicato dal produttore. La nostra è una catena corta, non esiste il negozio, no? Quindi non esiste il distributore, non esiste. Noi compriamo direttamente dal produttore. Quindi se non ci sono carichi troppo pesanti a livello di trasporto e tutto, manteniamo gli stessi prezzi. E se non li manteniamo, siamo molto vicini. Questo prodotto è un prodotto che va sugli 8 euro ed è il top dell'azienda Sant'Antoni, che produce comunque anche altre bollicine, altri È frizzanti. fantastico. Altri prodotti di questa azienda sono sempre sulle bollicine o fanno dei Sono bianchi quasi tutti, fermi? sono quasi tutti bollicine, abbiamo dei surlì, abbiamo dei frizzanti e poi abbiamo un cosiddetto prosecco fermo, il prosecco fermo di Toni, detto così, si Ok. chiama così, il prosecco fermo di Toni, prodotto in pochissime bottiglie. Curiosissimo un abbinamento con la pizza che è stato fatto in una degustazione l'anno scorso, mi sembra. Pizza e prosecco fermo. Per qualcuno il top. Se non facessimo questo abbinamento con pizza, cosa ti viene in mente? Qualcosa al regionale, ad esempio? Facilissimo, lo abbiniamo con un bel piatto di soppressa, il salume tipico della zona, un salume saporito, molto grasso, che va a sposarsi bene con la bollicina e l'acidità di questo vino, quindi questo vino va a ripulirci dal gusto della soppressa, un bel Perfetto, matrimonio. non posso aspettare, quindi ci dovremo fare un tempo Ce la per facciamo. una questione meramente professionistica. Tutto No, assolutamente, siciamo così. il lavoro. Ok, amici, fin qui arriva la puntata di oggi di Quaderno di Vino. Ci troveremo spesso qui nella cantina di Abbinamento, però il nostro desiderio è anche quello di andare in giro e conoscere direttamente i produttori, mostrare diversi vini dalle diverse cantine e enoteche, anche direttamente in vigna. Cercheremo Assolutamente. di mostrarvi tutte le cose che riguardano l'affascinante mondo del vino. Ciao amici, ciao Antonio, Ciao alla Cristian. prossima, salute!